Amici del tubo, buongiorno e benvenuti in questa nuova puntata di Need for Speed Rivals. E oggi finalmente andremo avanti. Beh, che dire, oggi è il 25 dicembre, quindi buon Natale a tutti voi e a chi mi sta seguendo e a chi no. Vi auguro lo stesso a tutti, buon Natale, continuate a seguirmi, commentare, mettere mi piace se volete che continui la serie. Andiamo avanti, pattugliamo per 16 km queste ande desolate e attiviamo 5 autoaeros a 161 km orari. Andiamo. Non possiamo utilizzare un veicolo diverso da quello attuale. Allora, io mi trovo. Vabbè, l'ha scelto lui, quindi va bene. Autovelox, scegliamolo. Vabbè, dai, iniziamo da qui. Sì. E c'è da pattugliare per 16 km. Io sinceramente questa cosa qui mi è abbastanza nuova, ma penso di potercela fare, ragazzi. Intanto spero che mi sentiate bene perché sono un po' in una brutta posizione. Spero che vi stiate divertendo, tra l'altro, con questi miei video a questo periodo dell'anno che solitamente nessuno li fa, però. Sì, ho acceso il motore. Mi sembra un po' peso da accendere questo motore, però vabbè. Allora, andiamo verso. Ah, non me lo fa. Vabbè, Inizio il giro di pattuglia su Interstate 4. no. E vai, e un autovelox è andato. Faccio il pattugliamento. Facciamo il pattugliamento su sta autostrada, magari lo facciamo bene. Ah, dovrei andare piano forse. Beh, d'altronde sto pattugliando in teoria posso. Ah, alla facciaccia vostra cittadini. Combustibile 10:44 nelle vicinanze, vado a dare un'occhiata. Sì, andiamo a dare un'occhiata. Che pezzo di. C'è una macchina del tubo. Vai che lo inseguiamo. Abbiamo fatto solo un lieve danno, ma vedremo di andarci su cattivi. Forse dovevo installargli qualcosa. Sì. Noi però lo inseguiamo alla facciaccia sua e lo prendiamo anche di striscio. Ah, questo autovelox non è stato completato, ma per un soffio. E vai. Sei fritto. Manca veramente poco per una vittoria schiacciante. Se l'abbiamo fatta, adesso dobbiamo accelerare in modo tale da arrivare a. E vai, un altro è andato. Ah! Aiuto! Mamma cara! Bruttissima questa zona. Intanto ho attivato il navigator. Stiamo pattugliando, sta andando tutto bene. Perfetto, abbiamo anche riparato il veicolo. Grande curva U. Sentite che derapata, signori. Intanto il comparto audio è meraviglioso. Speriamo che l'AEA non mi segnali per il comparto audio. Intanto completiamo un'altra.
un altro autovelo è stato, sembrerebbe che stamattina, che sto visitando stamattina, direttamente in live, scusi, e vai un altro, c'è un altro, vedo un possibile codice 6, quindi andiamo ad aiutare il nostro carissimo amico del tubo. Intanto spero che abbiate apprezzato il video di lunedì delle mie umili scuse. Il mio era un video, purtroppo mi dispiace per quello, per l'accaduto, sarebbe stata una cosa fighissima, ci stiamo, tranquilli ragazzi che ci stiamo, stiamo trovando una soluzione, ecco. Probabilmente spero entro la fine del... Tanto questo è impazzito letteralmente. E dicevo, entro la fine del let's play, scusatemi, la fine delle vacanze, spero di fare qualcosina. Abbiamo già comprato un modem mobile. Che cosa significa modem mobile? In pratica è un modem che è in grado di fare da server, cioè io metto una chiavetta, una chiavetta tipo UMTS e lui da questa la collego al modem, il modem poi lo va a trasferire a tutti gli altri vaffanculo, scusatemi ma qua ci stava proprio, tanto meno male abbiamo un alleato, quindi non siamo soli, dicevo, ed è un'ottima cosa perché purtroppo io, noi avevamo il posto, vi spiego, avevamo il posto di dove fare il, il problema è che questo posto era a casa di questo nostro amico, purtroppo, tra parentesi, ci abbiamo litigato perché poteva anche insomma dircelo che stava male, eventualmente ci organizzavamo in un altro modo. Adesso, non avendo più il posto, intanto abbiamo finito gli autovelo, non avendo più il posto, cioè il posto ce l'abbiamo in realtà, ma non abbiamo una connessione internet, quindi ci serve qualcosa che faccia da... Wow, si è spiaccicato al muro, ragazzi. Ehi, cosa è successo? Un fantasma era. Ma è andato? È sparito? No, non è sparito, è laggiù. E dicevo... Ah no, è un altro quello. Almeno. No, è lui, è lui. Scusate, allora cercavamo, intanto abbiamo già completato i 16 km, cercavamo appunto una soluzione e penso di, pensiamo di averla trovata appunto, questo modo che in teoria dovrebbe, mi è arrivato ieri, pagato la bellezza di 120 euro, fa da server, si può collegare anche un... hard disk e lui condivide tutto, quindi è un'ottima cosa. Intanto io sto cercando in tutti i modi di inchiodarlo al muro, sto qua, sto povero ragazzo, e niente, speriamo che questa sia la soluzione ai nostri piccolissimi problemi, ma penso proprio che non c'è più. Sì, ma se ti sposti. Ok, ci ho impiegato un po', ma sapete, io il problema è che quando gioco non riesco a fare due cose alla volta, sono un vecchietto. E va bene, speriamo bene, speriamo. Perché comunque fare, volevo fare proprio con le mura, comparto audio di StarCraft quando ci sono i campionati, cioè volevo fare proprio una cosa molto carina per quanto riguarda StarCraft il campionato, eravamo tra l'altro in 4, si potevano fare due gironi e noi stavamo, vi spiegavo, perché poi alla fine sono stato io inventato, poi gli amici hanno provato, perché come potete vedere abbiamo fatto dei LAN party, però abbiamo fatto contro il gli altri giocatori, allora mi è venuto e mi ho detto, ma se noi facciamo una cosa, se noi facciamo una cosa del tipo noi che ci sfidiamo, è anche più carino, ecco, una cosa più carina,
così per vedere chi è il più forte, ecco, ma proprio così per curiosità, sono solo amichevoli, ma sono carine. Ovviamente la grafica tutta, se avete mai visto il... Tanto qua mi dà di tutto e di più. Se avete mai visto la grafica dei campionati di Starcraft, che io guardo, cioè c'è gente che guarda le partite di calcio, io guardo i campionati di Starcraft, che ci sono proprio i punteggi in alto, quante azioni al minuto fanno e così via. Cioè, sono tutte cose che si potevano fare tranquillamente, ma purtroppo c'è stato questo piccolo inconveniente. Uscire dai binari, di già. Già cambiato Abbiamo provato capitolo. a seguire le regole. E cosa abbiamo ottenuto? Al guinzaglio come cani sul bordo della strada, mentre i fuggitivi ci sbeffeggiano. La nostra forza era l'unità. Una fratellanza salda nell'onore. In un universo giusto, i giusti devono prevalere. Ma se vogliamo vincere, dobbiamo giocare con nuove regole. Come i nostri nemici, dobbiamo agire fuori dalla legge. Ci infiltreremo nel loro mondo. Lupi solitari in vesti di pecore. La polizia ha confiscato diversi dei loro veicoli. Ora nel recinto dei mezzi sequestrati. Adesso diventeranno le nostre armi da guerra. I fuggitivi penseranno che siamo rivali. In realtà, noi siamo i predatori. Avremo vendetta. Alla faccia, 10 fuggitivi, ragazzi. Però ci può stare. Ti permette di utilizzare. Devo catturarli con le loro auto. Con la loro auto. Ok. Ah, c'è già l'IEM a livello. L'IEM a livello 4. Maledizione, qui sono cattivo di bestia. In tuo possesso. Facciamo la onda, certo, e l'IM a livello 4, perfetto, che c'era già mi sembra. Wow, sono cattivissimo ragazzi, eh. Va bene. No. Sì. 10 fuggitivi, non è per niente facile, ma ce la faremo, ragazzi. Spero di farcela entro la fine della puntata, ma penso proprio di sì, ormai sì. Io ho 10 minuti. Mal che vada, sarà una puntata un po' più lunga del solito, ma è tanto per festeggiare il Natale. Buon Natale ancora a tutti voi, ragazzi. Continuate a seguirmi, un bel mi piace per questo Natale. Se vi piace il Natale, io sì, sono amante, ma fino a un certo punto. Solo per i regali, non scherzo. Anche per la compagnia che uno dà. Posso dire megoglioni. Sì, sono proprio ghost. Fai schiantare i miei fuggitivi. Sono cattivissimo. Non ce l'ha con me quello. Wow. Vai. Oh, ma è terribile questa macchina. Terribile questa macchina, ragazzi. Ah, vuoi agganciarmi con gli EM? Eh no, caro! Bene. E 1 su 10 ce l'abbiamo fatta. 1 su 10 ce la fa.
vede che c'è tutta questa rivalità. Aia. Aiuto. Dov'è? Trovato. Dai. No, 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 no. Aia. Ah, ma ha colpito con l'onda d'urto. Oh, cattivissimo. Ragazzi, ma siete cattivi, oh. C'ho paura di voi, andate via. Siete cattivissimi, oh! Mamma cara! Aia! Cioè, ho preso giusto. Una bella sgriata di macchina. Comincia a controllare l'area. Dai, dov'è che sei? Ah, eccoti lì. Se ti aggancio con gli M. Oddio, l'avete visto, è volato letteralmente. Oddio, oddio, l'onda d'urto. Oh mio Dio, emozionante questo gioco, ragazzi. Oh, non è, ma no, non mi sfuggirai. Sì, ma aia. Cattiva è una nocca, l'ho visto. Sì, sono in caccia in questo momento. Adesso gli arriva un'onda d'urto di quella che la leva da terra. Ma l'onda d'urto l'ha distrutto però. Come ha colpito con Chess? Col cesso? Boh. Come è ancora in piedi? È assurdo! Fermatelo! Arrestatelo, buono! Arrestatelo! C'è più? Sospetto arrestato e registrato. Officina. Benissimo! Tanto spero che vi piaccia, lasciate un bel pollicione in su, tu! No, sono troppo lontano. Lentamente. Prendo
Vai, 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 vai. Oh mio Dio, non vedo nulla. Però l'ho preso. La facciaccia vostra. So che l'allarme è cessato, comunque ho capito come funziona. E ci voleva così tanto, mi dite? Certo, ci voleva così tanto. Tanto siamo quasi al termine di questo let's play. Tanto guardate chi c'era. Ci fa compagnia. Wow, potentissimo. Oh scusi, scusi, non volevo. Mi ha fatto male, mi dicono. Ma entrambi, quello è il problema. Aia, le strisce che date. Se lo prendo? È preso. Ha. Si è bisogno però di un'officina per le sue mani. Ed è qui, perfetto. Quindi la situazione è tornata come prima. Allora, mancano altri 4. Andiamo qui. Qui? No, c'è un bellissimo cittadino. Salve. Oh scusi, non volevo. Ma non mi segui? Ma dai, oddio, oddio. Lega, dai, aiuto. E ci fuggitivi sono tantissimi ragazzi. Forse un'autostrada superata. No, ne ho uno là, perfetto. Aia, se magari evito le macchine. Disfatta totale della macchina. Oh. Aia. Su, su, su. Speriamo di agganciarlo con chi è. Subito, c'è un altro. Ci arrivo. Dove sei? Aia. Sì, è rimasto un altro posto. No, caro. Non bello, troppo facile. Troppo facile. Gli ho dato un pulcino, mi dicono. Scusiamo di M. Per lui è G. G. Ta. Ta. Na. 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 Oh, di qua. Cittadini, se è necessario andare a recuperarli, vediamo se lo becca, poi io faccio così, no, ti ho dato 2 colpini, dove sei? Gli ho dato un cucino a tutti e due, però sono cattivo. Tanto questo è il freccia segnale.
questo segnale collabora. Boh. No, l'ho perso, maledizione. Dai. Freccia segnale. Ah, l'ho visto, ok, 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 ce l'ho. No, non è fuggito, è là davanti, lo vedo. Non vado da nessuna parte, adesso lo ribecco. Lo ribecco, però c'è la vita ancora su, questo è un bug. Adesso può anche accettare. Dove sei? T'ho preso, però non me l'hai segnato, che stronzo, scusate, è una parola, quando ci vuole, ci vuole, ma sei tu, no, fugge, non ho più l'osso, tanto qua è comparso una macchina di lavatura a casa. Dire che strano questo gioco che viaggia più di me, cioè tipo era partito dal 0 al 2000 adesso. Oh scusa, non volevo colpire te, più forte di così. Dove sei? No cavolo, anche lui piange. Che figuraggia. Allora vado dritto. Vabbè, dall'altra parte. Che stronzone. Bloccato via, ragazzi. È là, l'ho trovato. Siamo in 4, ma sì o no, lo scoprirete nel prossimo episodio di Tempo Speed River. Sarebbe da terminare qua, guardate, solo per farvi un dispetto. Ah, madonna, non mica visto. Sì, vabbè, adesso sono due. Si è andato dall'altra parte. Sì, ma collaborazione, ragazzi. Ho capito, secondo me è andato su di qua, no? È andato su di qua, ho fatto una cazzo, però vabbè, posso tornare con questa strada. E ce l'abbiamo di nuovo davanti. Intanto mi ha dato un cuccino. Bene, deve aver sentito la spintarella. Spintarella? Dove sei? Come IM neutralizzato? Ma non funziona, ce l'aveva l'anti-IM. Ah, l'ho preso. No. Intanto direi che è venuto il momento di andare in officina, perché con soli 2 yen non faccio nulla, mi servono le botte, questa è una botta vera e propria. Ovviamente ho preso l'altra strada, ma non ci interessa. Tanto c'è un altro là. Ti trovo? Sì che ti trovo. Aia! Non do tutto, ma do anche a me un po' di sfida. Fermo! Sì, ma... Ah, l'ho già arrestato? Ah, avete visto?
essere manichionato sotto arresto. No, è là. Ce manca uno. Grazie, fermo quello, è finito tutto. Fermo quello, purtroppo l'episodio termina. Sì, spostati. Eccoti, l'ho trovato. Gli ho dato un po' una bella... non vi dà troppo fastidio, caso contrario fate un super con dei commenti, era solo qualcosa di creativo e diverso da mettere, ecco, volevo fare una grande frase, poi alla fine ho concluso col dire due parole. Bene, quindi, l'ho guadagnato, no. Abbiamo preso 90.000. Ah, grado, nuovo gadget, nuova auto, cioè tutto di più. Abbiamo la Ferrari, direi che proprio utilizzeremo quell'auto lì. Direi proprio di sì. Sei mia. Dopo ti modificherò nel prossimo episodio di Need. La comparsa del pilota di gare clandestine, identificatosi come F8, ha innescato un'improvvisa esplosione di violenza sulle strade. L'FBI ammette di essere in seria difficoltà davanti alla nuova minaccia e ha rimosso le misure restrittive imposte alla polizia ad effetto immediato. I migliori piloti e agenti della polizia vengono ora selezionati per unirsi ai ranghi del VRT nel tentativo di riportare l'ordine. Benvenuto alla selezione VRT. C'è un motivo per cui pochi diventano VRT. Arriviamo quando fallite. Dopo di noi non c'è nessun altro. Usiamo metodi all'avanguardia per trovare, incastrare, terminare. I poliziotti creano ordine dal caos. Ti insegneremo il contrario. A creare il caos per i nemici. Vivrai di questo caos. Non potrai farne a meno. Ma lo scopriremo nel prossimo episodio di Info Speed Rivals. Io sono Frizza, questo è USFA Channel e se vedo un pre...